posto che, il limite era l'est-ovest del tetto. Sostanzialmente si è inserito un generatore a due facciate, quindi est-ovest, in cui i due generatori produrranno 34.000 kW, questo nella media dei 10 anni, quindi sostanzialmente considerando il punto di media che è il decimo anno, sapete benissimo che i moduli fotovoltaici hanno un decadimento della resa nella loro vita e di conseguenza andare a considerare il primo anno di produzione sarebbe sostanzialmente errato perché avremo circa un 10% in più di energia che nella vita dell'impianto poi non troveremo effettivamente. Questo sostanzialmente, grazie all'elevato rendimento economico di questo impianto, al costruttore non è costato nulla. Sostanzialmente attraverso il nostro apporto e l'apporto di un nostro cliente, ha deciso di investire lui su quel tetto, grazie a un punto di incentivazione elevatissimo dato dall'integrazione architettonica che era presente nel conto energia 2010, al premio di efficienza che è del 30% nel caso di edifici che rispettino il 50% del fabbisogno estivo ed invernale dell'edificio e quindi ha sostanzialmente una forte parte incentivante che ha permesso al costruttore di non spendere la parte di fotovoltaico. Il fotovoltaico può incidere su una costruzione circa il 4-5% dei costi totali e ovviamente sposterebbe in maniera importante il costo dell'edificio. In questo caso questo costo non viene sostenuto dal costruttore, il vantaggio degli utenti che ne vivono è quello di avere gratuitamente la corrente elettrica da esso prodotto e quindi di poter lavorare sullo scambio sul posto e lasciare il contributo GSE all'investitore. Questo ovviamente significa ridurre i costi e dare massima efficienza poi al sistema. Sostanzialmente quindi l'edificio è attivo dal punto di vista condominiale, quindi sostanzialmente abbiamo una produzione maggiore rispetto a quella che è il consumo effettivo dell'edificio per la climatizzazione estiva, invernale e le parti comuni. Ha portato quindi l'edificio ha un sistema che sostanzialmente è a costo zero, perché questo disavanzo, grazie al pagamento dello scambio sul posto, permette sostanzialmente di avere un risparmio di circa €800 l'anno, che dovrebbero pagare le spese di gestione dell'impianto. A questo ovviamente si aggiunge la completa assenza di gas. Il condominio non è stato allacciato né nelle parti comuni né nella parte privata al gas, è completamente elettrico, grazie poi alla convinzione a chi ha acquistato ad utilizzare forni piani cottura ad induzione, e questo ovviamente porta anche a una maggior sicurezza dell'edificio. Sostanzialmente, se andiamo a valutare l'edificio, grazie a questo intervento, anche al netto del fotovoltaico, il miglioramento dell'efficienza del sistema è di oltre il 35%, quindi l'energia primaria necessaria al funzionamento dell'edificio è comunque minore, è del 70% inferiore nella parte sanitaria, quindi abbiamo comunque creato efficienza anche al netto del fotovoltaico. Questa maggiore efficienza ha portato alla mancata emissione di 25.000 kg annui di CO2, quindi sostanzialmente, visti i problemi attuali di inquinamento dell'ambiente, di smog di cui si parla tutti i giorni, permette di andare a lavorare anche su edifici che permettano di avere minori inquinanti presenti direttamente in loco, e quindi migliorare l'aria all'interno dell'edificio. Su questo noi a Milano abbiamo già partecipato, non so chi di voi avesse avuto l'occasione di poterla vedere, alla Casa del Benessere, un progetto di Fumagalli SPA, in cui abbiamo portato proprio questo edificio e in cui l'architetto Bodega, che è un architetto qui di Milano, ha sviluppato un edificio molto similare a questo, in prefabbricato. L'aumento dei costi, in questo caso per il costruttore, è stato dell'1%. L'edificio al 1º gennaio 2010, quando noi abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto, aveva venduto 2 immobili su 11. A luglio 2011, grazie alla pubblicità, grazie a quello che sono state appunto le iniziative del costruttore, ha venduto 11 appartamenti su 11. Quindi in 3 anni 2 appartamenti, in 6 mesi 9 appartamenti. Oggi questo verrà monitorato per avere un'idea di quello che è l'effettivo funzionamento e se quelli che sono i dati di calcolo sono effettivamente veri. Nei primi 2 mesi di
in cui è stato monitorato, il consumo è di circa il 15% inferiore rispetto a quello che era l'effettivo calcolo da progetto, ovviamente la casa non è abitata e sta lavorando a temperature nettamente superiori a quelle che dovrebbero essere le temperature di progetto, con aperture e chiusure delle porte, capite bene che è un cantiere, quindi ovviamente non possiamo impedire agli operai di andare avanti e indietro, e quindi siamo ben fiduciosi che quanto abbiamo calcolato sia nettamente superiore a quelle che sono le aspettative poi in realizzo. Da non sottovalutare la mancanza di allacciamento al metano. Questo progetto purtroppo per proprie pratiche interne non era possibile, non vi era possibile inserire la parte di ricambio aria che oggi sta diventando, assieme a tutti quelli che sono i sistemi che abbiamo visto prima, una parte importantissima dell'edificio, perché in una casa completamente isolata aprire le finestre sicuramente non è il sistema migliore di risparmio energetico. Le soluzioni integrate sono completamente MT, quindi la nostra parte produttiva e progettuale su questa parte di materiali inseriti è completamente interna. Partiamo dal sistema di distribuzione delle tubazioni, ai sistemi di contabilizzazione del calore che permettono comunque di far capire all'utente che è un sistema autonomo e che permette comunque di avere i consumi in funzione della propria volontà di riscaldamento, a sistemi radianti che permettono la massima efficienza, perché dobbiamo fare efficienza energetica, non risparmio energetico, quindi dare lo stesso comfort alle persone permettendo comunque di avere una minor quantità di energia per avere lo stesso comfort. All'interno dello stesso c'è una pompa di calore a alta temperatura che permette appunto di raggiungere temperature di mandata fino a 65 gradi, quindi sia la produzione di acqua calda sanitaria, sia il riscaldamento, sia la climatizzazione. E l'ultima cosa ovviamente è la parte di fotovoltaico e solare termico, che sono sempre parte del nostro catalogo. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero che sia stata interessante. No, non parliamo di pompa di calore elettrica, qui il metano non c'è nessun allaccio metano.